mai visto lo zampino del diavolo in quelle vicende. Cioè che chi è mosso, lo dico con tutto il rispetto, io che lo conosco da una vita, quindi so benissimo qual è la sua sincerità e anche la sua sensibilità da questo punto di vista, quindi posso permetterlo di dire, ma a maggior ragione dico che è sorprendente che chi dovrebbe non ha mai alzato un dito per denunciare questo modo di concepire anche le appartenenze, perché poi in fondo quando vengono a chiederti il voto non si chiameranno CR, si chiameranno con un partito in cui ci si collocava per fare la lista, però l'organizzazione è quella. E nessuno si è mai... E guarda che questo è successo 25 anni fa, quando le cose erano forse riducibili a fatti, si diceva, penalmente rilevanti, ma sul piano locale, a fenomeni che adesso investono sfere che vanno ben al di là della dimensione strettamente locale. Ebbene, anche in questi mesi, anche con il rinvio a giudizio di dicembre del presidente, l'ex presidente Formigoni, io non ho visto schiere di indignati, lo dico con sorpresa, non lo dico senza nessuna irriverenza, senza nessuna mancanza di rispetto, proprio perché appunto conosco molte persone che rispetto profondamente, che so che sono impegnati da una vita in comunione e liberazione con in buona fede, come dicevi tu, e nel senso anche più ampio, non solo ironico la buona fede, cioè si può anche ironizzare sulla buona fede, cioè lo dico in buona fede nel senso più serio possibile, cioè sinceramente partecipi, ecco, non so se rendo l'idea, vorrei essere chiaro su questo punto. Bene, io non ho visto di fronte a questi fatti gravissimi qualcuno che non esprimesse sentenze, e quelle devono esprimere i giudici, ma che prendesse apertamente le distanze. Cioè è scattato un principio di omertà che è tipico e proprio delle zone, della 'Ndrangheta, della mafia, della camorra, eccetera, perché è uguale, guardate che il meccanismo è uguale, può essere per paura, può essere per opportunismo, può essere per complicità, cioè le cause dell'omertà sono molteplici. Ma le cause dell'omertà si sono manifestate anche nella civilissima e avanzatissima terra di Varese, della Lombardia, dove questo fenomeno appunto non è un aspetto appunto che potremmo discutere con grande rispetto religioso, ma dove è un sistema di potere e qualcuno che vuole difendere l'integrità della sua, dei suoi sentimenti religiosi dovrebbe avere a maggior ragione il coraggio di prendere le distanze dal sistema di potere, perché altrimenti si diventa complici, volenti o nolenti. Sì, sì.